Quali sono gli animali che possono contenere il virus? Beh, sono sostanzialmente i volatili. Nell'ambito dei volatili alcuni hanno una capacità maggiore rispetto ad altri. Tra questi possiamo annoverare le cornacchie, le gazze e anche alcuni acquatici. Un vettore fondamentale è la zanzara. Certamente la zanzara che va a pungere questi serbatoi naturali, quindi gli uccelli che dicevamo prima, e dai serbatoi naturalmente infetta poi i soggetti sensibili, in particolare l'uomo. Quali sono le tecniche di prevenzione? Beh, la prevenzione è basata essenzialmente sul controllo delle zanzare, di tutte le zanzare che sono capaci di trasportare il virus, perché non si parla di una sola specie di zanzare. Naturalmente, beh, certamente c'è l'abbattimento e quindi le tecniche di disinfestazione delle zanzare. Il contagio avviene attraverso la puntura di una zanzara che si chiama Culex pipiens, che punge prevalentemente nel periodo notturno. L'Istituto Zooprofilattico, insieme al sottoscritto, ha condotto una ricerca sugli areali, nelle zone geografiche dove sono avvenuti i due casi toscani e quello presunto, della provincia di Fucecchio, il ragazzo di 16 anni, proprio per vedere se gli ambienti, i corsi d'acqua, erano possibili ricettacoli larvali e quindi da qui lo sviluppo della popolazione adulta di zanzare e quindi di possibili situazioni infette. In realtà, insomma, il sopralluogo è andato da questo punto di vista abbastanza bene, nel senso che erano presenti, ma non in situazioni allarmanti.